Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento a ira, di grande amore, pronto ad avvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerte e ribagioni per il Signore, vostro Dio. Suonate il corno in Sione, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini e i lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo tavolo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ridicolo e alla divisione delle genti. Si sfigurano la faccia per far vedere agli occhi
già ricevuto la loro ricompensa. In ogni circostanza può insinuarsi tra le pieghe della nostra retta intenzione quella vanità che si trasforma in ipocrisia quando diventa ostentazione per essere lodati dalla gente. Pertanto, come ci ha supplicato Paolo nella seconda lettura, dobbiamo lasciarci riconciliare con Dio, perché ora è il momento favorevole. Se passa questo momento, può darsi che passi poi chissà quanto tempo. Tutti siamo peccatori, perché siamo uomini e donne, fatti della stessa pasta, segnati dal peccato. Quindi tutti, cominciando dal vescovo, abbiamo bisogno di riconciliazione. E la riconciliazione vera è quella che si accosta al sacramento della confessione. Specialmente in questo particolare momento storico, la Chiesa ci stimola alla conversione per poter risplendere di fronte al mondo come sacramento universale di salvezza, come segno che brilla nella propria fede riconciliata. La Chiesa è sempre santa, non dimentichiamolo mai, perché è il corpo di Cristo, il santo di Dio, ma ha bisogno di purificazione perché è appesantita dai nostri peccati. Noi abbiamo una grande responsabilità, perché le nostre mancanze e insufficienze oscurano la luce evangelizzatrice della Chiesa, che è chiamata ad essere di fronte al mondo non solo universale sacramento di salvezza, ma anche principio di unità, principio di unità. Un anno fa, l'inattesa e drammatica conclusione del pontificato di Papa Benedetto ci spinse a guardare più in profondità la nostra vita di credenti. Chi ha fede vera e non solo esibita, quanta gente esibisce la propria fede. Ciò che va combattuto è il peccato, non il peccatore. L'egoismo autoreferenziale, la mondanità che oscura il Vangelo, il pettegolezzo e le chiacchiere, una forma di criminalità definita Papa Francesco. Criminalità che porta a uccidere il fratello, perché possiamo uccidere il fratello anche solo con la parola, dice il Vangelo. Ritornando a Papa Benedetto, con il suo gesto ha voluto, come Gioia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, scuotere le nostre coscienze perché si confermano. E come Gesù, metterci in guardia da un cristianesimo esteriore, vanitoso e in cerca di superfluo, anziché dell'essenziale. Quindi il vero problema oggi per la Chiesa è di aiutare questa società in cui viviamo a non espellere Dio dalla storia, perché senza Dio si perdono le coordinate del progetto che regge la convivenza civile e la solidarietà sociale. Allora, vivere bene la Quaresima significa tracciare un vero itinerario di verifica personale e comunitaria per giungere a cogliere in pienezza la grazia della Pasqua. Per raggiungere questo traguardo, la Chiesa di Terni, in anni a me, deve anzitutto recuperare in pienezza il segno della sua cattedrale. Noi, metterla in disparte, proprio in vista di un'autentica espressione della sacramentalità della Chiesa. Se avete letto un po' della mia nota pastorale, ripartire da Cristo, se non avete fatto ve lo do per penitenza in questa Quaresima, sono un po' di penitenza, però parla proprio della sacramentalità della Chiesa, interna, ternana, arnese e averina, con
convinti che la principale manifestazione della Chiesa sia nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, presieduta dal Vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri. È chiaro che stasera i ministri sono arrivati in parrocchia, grazie a Dio abbiamo un gruppetto di sacerdoti e concerto con me, perché è il segno che conta, non possiamo sempre avere tutto e tutto. Però guai a noi se questa cattedrale diventasse un deserto, guai a noi. Di fronte alle sfide della postmodernità, questa testimonianza di una Chiesa unita attorno al proprio vescovo e al suo presbiterio deve essere sempre più consolidata. Il mercoledì santo saranno tutti qui i sacerdoti, sarà un bel momento forte. Oggi invece, da come si sono evolute le cose nel tempo, la cattedra del vescovo rischia di rimanere in secondo piano nei confronti, per esempio, della parrocchia. La parrocchia di Santa Maria Assunta, per esempio, della cattedrale di Terni, merita tutto il nostro apprezzamento e tutti conosciamo lo zelo pastorale del parroco moderatore. La parrocchia che la sede della cattedrale svolge il suo servizio solo verso una piccola parte del popolo di Dio, mentre la cattedrale è il cuore di tutta la diocesi. Ecco la grandezza e l'onore di essere parroco della cattedrale, di essere coparroco della cattedrale, di essere sacerdoti addetti alla cattedrale. È soprattutto nella cattedrale che il vescovo si manifesta come principio visibile, dice la Lumen Gentium, cioè il Concilio Vaticano II. Principio visibile e fondamento dell'unità della sua Chiesa particolare, formata di immagine della Chiesa universale. È nelle Chiese particolari e a partire da esse, dice la Lumen Gentium sempre, che esiste la sua e unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria Chiesa e tutti, insieme col Papa, rappresentano tutta la Chiesa del vincolo di pace, di amore e di unità, dice il numero 23 della Lumen Gentium. Senza questo segno episcopale si cade nella frantumazione. E ogni sacerdote, ogni parrocchia, con grande soddisfazione del principe di questo mondo, sa, è che ciascuno batta la bandiera parallela, come dice il nostro Don Camillo, dice sempre così, noi preti battiamo tutti in bandiera parallela, cioè ognuno va per conto suo. Lui lo dice scherzando, ma ci dice che sia così. Ecco perché ho richiamato questo principio. Se vogliamo veramente camminare dentro il terzo millennio, con grande speranza, questa società è alla frutta, non lo vedete? È alla frutta. Allora dobbiamo noi, con la fede vera, genuina, estendere il meglio di noi stessi. Perché con noi c'è Cristo. E questo povero vescovo protettore, chiunque esso sia, lo rappresenta in mezzo agli apostoli, che oggi sono dilatati in tutto il mondo. La Quaresima, allora, è ancora un'occasione che ci è offerta per rimettere in sesto la nostra testimonianza cristiana, con l'ascolto più abbondante della parola di Dio, con una partecipazione più consapevole alla liturgia, con uno spazio più abbondante concesso alla preghiera, con un'attenzione più concreta ai poveri, ai sofferenti e agli esclusi.